a tutti ragazzi e benvenuti su World. Gente ha già fatto War Thunder e ho detto perché non farlo anch'io. Allora, War Thunder è un gioco che io avevo lasciato un po' da parte, avevo disinstallato perché non lo consideravo un granché. Esce un aggiornamento molto. Escono frequentemente, no, aggiornamenti, e sta venendo fuori un bel gioco a parer mio, quindi l'ho reinstallato e lo volevo portare sul canale. Thunder è la simulazione di guerra con i veicoli, cioè ci sono solo carri armati e aerei. Allora, qui mi sta dicendo che hanno finito di fare cosa e io faccio queste sono porca allora, vabbè, aspettate un attimo, modifiche, ecco. Devo comprare. Ah no, non è questo? È questo. Modifiche. No, ah ok, fatto. Ok, avevo fatto da solo. Allora vi spiego. War Thunder è un gioco di simulazione di guerra. Non so se verrà fuori un video così e poi una. Vabbè, adesso capiremo. Allora, qui abbiamo le varie cose: battaglie aeree, battaglie terrestri, battaglie aeree realistiche, battaglie terrestri realistiche. Vabbè, poi ci sono i vari eventi. Battaglia simulatore, 20 tornei, appunto, battaglie personalizzate addirittura. Interessante, come vedete si può anche si possono anche giocare con gli amici, leggete da gioca con gli amici, li aggiungete in lista se volete aggiungermi. Allora, io sono un amante del gioco con i carri armati. Allora, vi spiego un attimo come voi partite che avete tot aerei per le varie cose, inglesi, questo non so cos'è, giapponesi, russi e americani, uso sempre gli americani. E avete le battaglie con aerei, no? Poi sbloccate pure le battaglie con carro armato, mie preferite. Ora voi, adesso vi spiego, praticamente se volete un nuovo veicolo, diciamo, prima dovete sbloccarlo pagando quelle aquile, e in questo momento io ne ho poche e non posso. Potete, quando avete un veicolo e ne volete un altro, potete prenderne uno delle riserve, tipo scambio il carro armato con l'aereo, oppure potete concentrarlo in un slot lì per quello che volete, oppure fare cerca un nuovo veicolo. Come vedete qui sotto a qui dove c'è scritto espandere, è il veicolo di farmi dei armati. Se invece cliccate la levetta questa qui, va sugli aerei. Cosa toccare poi quando avete scelto un'unità e avete giocato un po', potete modificarla e migliorarla. Come vedete qui c'è nuovi freni, tipi di piedi e tutto. Potete utilizzare le come vedete qui, potete aumentare le varie cose, riparazione sul campo è più veloce, più vitalità, guida migliorata e più visione per sparare. Poi abbiamo personalizzazione, che consiste nel personalizzare la mimetica, le dimensioni della mimetica, la rotazione della mimetica, e potete, come vedete, mettere dei simboli che si sbloccano o si comprano. Come vedete io ho messo il simbolo, questo numero qui, e ce ne avete tantissimi da poter mettere. Per esempio veicolo, sia aereo che carro armato. Bene, dopo fatto questo, guida di prova, vabbè, per guidare, more information sarebbero informazioni in più. Ora io dico di fare una bella battaglia arcaterrestre perché a me piacciono particolarmente i carri armati. Se finirà che faccio due video, ragazzi, io unisco in un unico e voglio portarvi più video di questo gioco, soprattutto carri armati. Un giorno, va bene, vi porterò gli aerei, ma voglio soprattutto fare una serie solo di carri armati. E adesso vi spiegherò un po' il gioco. Però è diverso da terra ad aria, è un abbastanza diverso, sì. Questo gioco all'inizio aveva solo gli aerei, hanno implementato il carro armato fino a farlo diventare una modalità. Infatti adesso c'è aria e terra. Speriamo che aggiungano anche acqua. E a parer mio aggiungerò a piedi. Non sarebbe War Thunder, però una modalità acqua ci sarebbe, secondo me. Abbiamo i nostri obiettivi esercito, perché noi siamo terreno, ci sarà la linea in aria. Sì.
sta caricando. A volte ci sono caricamenti lunghi, ma va bene, ragazzi. La grafica è bella, è fatto bene come gioco, quindi ci sta, magari i caricamenti sono un po' lunghi. Ecco, come vedete qui ci dà le nostre due riserve, i nostri due carri armati e i tipi di proiettili. Io andrò con il mio preferito, ecco, perché l'altro ha purtroppo solo la mitraglietta, per questo sto aspettando di sbloccarne un altro. Ecco, questi sono altri giocatori. Questa è la grafica, ragazzi. Quello che vedete cerchio è il mirino, quella di due proprio. Con un tasto possiamo metterci in terza persona e mirare per cercare di sparare ai nemici. Come vedete non ci sono solo i carri armati come veicoli terreni, ma c'è anche per esempio camion con la torretta, come vedete a mia sinistra. Questo mi va a sbattere. Ah, una cosa che dovete stare attenti è non andare a sbattere troppo spesso, perché in questo gioco se andate a sbattere troppo spesso vi potete rompere tipo i cingolati, la cosa più probabile. Quello rosso che vedete è un nemico. Ora io da qui non riesco a prenderlo, ma quella X, quella più che vedete, è dove arriverebbe il colpo. Quando è verde vuol dire che posso fare danno, quando è rosso vuol dire di no, che ha la corazza. Porca cacca, meno male che non mi sono fatto danni. Però mi sono incastrato. Ok. In basso a destra c'è la mappa. Sotto abbiamo i vari tipi di proiettili. A sinistra abbiamo il carro. Sopra abbiamo i punteggi. Quelli a sinistra sono quelli blu, che siamo noi. E qui a destra i rossi, che sono i nemici. Vince, mi sembra, il primo che scende di tutti i punteggi. Bisogna saper controllare bene il carro armato, perché sennò la visuale, come vedete, va proprio a minchia. Comunque, come vedete dalla grafica, c'è spettacolo, signori, spettacolo. Direi che ci mettiamo qui. Nessuno. Ha fatto un co... Oh, là. Ti copro io, amico, ti copro io. Levati dalle palle. No, non riesco a beccarlo. Mi sa che è meglio che gli vado incontro. Almeno ci provo. Cerchiamo di ripararci qui. Ecco, vedete, quando colpiamo un corpo, a vedere che cosa abbiamo colpito. E in questo caso, vi sa, ragazzi, tanto che crepiamo. Sì, stiamo crepando, stiamo crepando, stiamo crepando. Mi sa che ci crepiamo, ragazzi. Però intanto io cerco di far fuori quel carro armato. Sì, l'ho ucciso. No. Allora, praticamente, ragazzi, quando siamo troppo danneggiati, ci dice tieni premuto X e dobbiamo fermare. Dopo un tot di tempo verranno riparate le varie cose. Qui ci fa vedere come ci hanno uccisi e ci hanno fatto fuori praticamente l'equipaggio. E poi ci hanno fatti saltare in aria. La seconda unità, ragazzi, in questo gioco, quando finite l'unità, dovete usare le altre. Sono come le vite. Però finite le vite, ciao, insomma, o aspettate che finisce la partita e ve la godete, o uscite direttamente. Ora siamo con il secondo bloccato, che purtroppo ha solo mitragliette, da quel che so. Sì, ha solo due mitragliette, una più potente dell'altra. Non sono molto utili da lontano, però da vicino fanno danno. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di avvicinarci al nemico. Ora, ragazzi, magari qualcuno dirà ma è noioso, bla bla bla. Sarà anche noioso, ragazzi, ma è abbastanza, no, non è abbastanza, è molto simulativo di guerra. E a me piacciono questi tipi di giochi, quindi se magari questi tipi di video non vi piacciono, chiudete il video. E non sentite cosa sto dicendo, se non vi piacciono questi giochi così. Ma io li adoro e voglio portarci una serie di molte partite da carrista. O carriere, non so come si dice, poi me lo ricorderò. È un po' difficile da guidare, mi sa che devo... Una cosa da fare è modificare l'equipaggio e mettere a guida, perché... E anche i freni, da modificare i freni e metterli nuovi, perché... Porca cacca, come gira sta visuale? Ecco, apposta, ci hanno fatti saltare in aria. Era ovvio, questo carro armato non è molto utile, ragazzi. Fa abbastanza schifo, direi.
Quindi saltiamo e adesso siamo in modalità spettatore e possiamo vedere finché non finisce la partita. Ma visto che io non ho voglia di aspettare, torno in hangar e vi faccio un'altra partita. Ecco fatto, ragazzi. Ora, tra una partita e l'altra, possiamo vedere se si hanno modificato qualcosa. Tipo, se qui è aumentato qualcosa. Io direi di cambiare motore nuovo. Allora, lo sta già facendo. Ok. E invece, cambio unità. Vediamo un attimo. Ecco. Sta per finire la ricerca sul mettere Stewart, che a parer mio può essere un buon carro armato perché è quello che viene dopo a quello che uso spesso io, che ha il cannone e non ha solo la mitraglietta come quello che abbiamo usato per secondo. Quindi io direi andiamo all'attacco, facciamo un'altra partita. Però qui ci starebbe un taglio, no? E io non lo faccio, lo so. No, comunque, come vedete, sta tempo a volte per caricare le partite. C'è molta gente che ci gioca, è famoso. Beh, famoso non troppo. Però c'è gente che ci gioca e a parer mio è un bellissimo gioco che consiglio a tutti. Cioè, non a quelli a cui piacciono i giochi simulativi, piacciono i giochi. Perché questo è uno simulativo di guerra di un'eccezione, secondo me. Piace un sacco, non lo disinstallerò più, anzi come ho detto ci porterò serie e se riuscirò ci porterò compagnia o anche delle live se la connessione me lo permette. Ho anche altri giochi ovviamente free to play da farvi rivedere o da farvi vedere la prima volta e vi farò vedere tranquilli. Ovviamente le serie continuano tipo Prototype, Batman, però con calma. Ho sbagliato tasto, andiamo. Ragazzi, strategici, cerchiamo di non morire subito, che sennò poi abbiamo un carro armato che fa schifo. Ok, andiamo. Qui ci sono. Dobbiamo cercare di nasconderci in boschia, ma secondo me è inutile cercare di stare dietro alle rocce. I nemici sono verso quella direzione e l'obiettivo è lì, ok. Ci sono un paio di rovine che potremmo sfruttare come copertura. Ma io preferisco incastrarmi, no, preferisco andare avanti, stavo dicendo. Ce la fai. Come vedete è molto distruttibile, tipo ci passi e fai cadere le cose, l'albero cade giù, è abbastanza distruttibile. Poi è un po' buggato, come vedete passo attraverso, però. Questa qua l'ho già fatta prima perché l'ho reinstallato tipo 5, no, 5 minuti fa, no, però poco tempo fa. E ho fatto un paio di partite per ricordarmi un po' come si giocava. Quello è un carro armato nemico. No, mi stanno colpendo. Ok, raga, fugo. Una cosa, cioè quelle rovine. Ho lanciato un po'. Lo vedete lì, in basso a sinistra, si vede che c'è un danno il retro, il davanti. Colpito due che sta alla guida e uno che sta all'arma dell'equipaggio, intendo. Ok, poi qui abbiamo una buona visuale. Non voglio stare sul banco perché sono vulnerabile, preferisco stare così. Ok. Anche le musiche di questo gioco sono bellissime, ragazzi. Colpito a una ruota. No, si sta muovendo. Ok. No, mancato. Colpito. Ok, ragazzi, Sto spaccando il carro armato, però ne ho visto un altro. Eccoli, infatti. Ok,
faccio fuori a questo pezzente. Guarda quanta gente c'è. No, mi hanno visto. Spaccalo, spaccalo. No, raga, fuga, fuga, fuga. No, mi ha spaccato. Allora cerchiamo di farlo fuori almeno. No, no, raga, stiamo per crepare. Vai, spara, spara, spara. Spara. Non spara. No, non gli facciamo danno. Forse con questi pro... no, niente, ragazzi. Siamo morti, siamo morti. Ok, non voglio vedere che sono morto, ma prendiamo l'altro carro armato, vai. E sbaglio sempre, e sbaglio sempre, e no! Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok, rieccoci. Allora, mo andiamo di un approccio diretto, così si muove. Finisci. Perché questo carro ma... poco. È una mitraglietta. Però almeno... no, sbagliato tasto. No, non, abbiamo fatto di punti, ma non ce lo siamo portati nella tomba, purtroppo. Una kill, vabbè. Ci sta, primo video. Vabbè. Ok, i nemici sono per di qua. Vediamo se riesco a fare del danno da lontano. Peccato che non riesco a... No. Vediamo se salendo qui sopra, su sta collina, riesco. Perché mi stanno già beccando di loro. Ecco, mi stanno già beccando. Eccoli un paio. Qua aggiungerli, no? Non credo. Stanno qui per cellulare. Ah, l'ho raggiunto. Seriamente? Ma con sta mitraglietta faccio poco a quel corazzato. Cosa? Ho eliminato uno? Ok, raga, ho eliminato uno. Non so come ho fatto, sono morto. Ma ne ho eliminato uno, credo. Vediamo. Voglio vedere la classifica. Voglio vedere la classifica. Voglio vedere la classifica. Non mi fa vedere la... Ah, ecco, statistiche. Game Legacy. Sì, ne ho ammazzato uno, ragazzi. Ne ho portato uno con me. Almeno. Almeno questo. Ne ho portato... No, non so cosa ho portato, perché non mi dice che ho portato un carro armato via con me. Quindi non lo so cosa ho portato. E non lo sapremo mai. Quindi, ragazzi, spero che questo gioco vi possa piacere. Porterò altri video. E noi ci vediamo a un prossimo video. Sempre qui su Game Legacy. Ciao, ragazzi.